uno dei momenti dell'anno più attesi dalla popolazione vicina, essendo la nostra patrona il tassello più significativo del patrimonio storico e culturale della nostra città. La cosiddetta testa della Madonna rappresenta un fil rouge che lega passato e presente, che intreccia la cultura religiosa con i costumi e le usanze tradizionali del nostro territorio e che racconta la storia e gli avvenimenti vissuti dalla popolazione e dalla città. Ed è per questo che, pur essendo in primis una festività religiosa, è importante programmare dei festeggiamenti civili che possono dare ulteriore supporto a queste giornate. La nostra azione amministrativa è stata orientata verso un preciso indirizzo, quello di coniugare il fondamentale aspetto del culto con delle iniziative a carattere sociale, a carattere tradizionale, che possono rappresentare un momento utile per conoscere gli aspetti più reconditi della nostra città e far comprendere a quei visitatori che dovessero trovarsi a vivere queste festività l'essenza più profonda della nostra comunità e anche le radici più intime della neocittà metropolitana. Di poter anche realizzare i famosi casi che in poche parole non sono più presenti nella lontana 1997. Purtroppo questo prevedeva una spesa importante che in questo momento non ci possiamo permettere.